Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca. Oggi vi mostrerò una partita svolta sempre sul punto lotta contro Ashton Cox, uno dei giocatori che stimo di più in assoluto. L'abbiamo visto protagonista in vari regionali americani e anche al Nazionale 2014 e al Nazionale USA 2014 e al Mondiale del 2014. Lo stimo moltissimo perché è un giocatore veramente particolare. Non si direbbe dal team che usa, ma di solito usa veramente Pokémon strani. Tant'è che appunto in questo team giocava anche Jigglypuff, se non ricordo male. Penso soprattutto per l'abilità, ovvero Friend Guard, che sarebbe appunto Amico Scudo. Ricordo inoltre che ai mondiali e nazionali 2013 avevo un team costituito da Weavile, Gigalith con Bodyguard, Charizard Y con il sostituto. Addirittura, se non sbaglio, ho giocato anche Aggron. Comunque, ho giocato veramente Pokémon particolari, facendo sempre comunque top per sempre risultati veramente spaventosi per il tipo di team che giocava. Che sinceramente erano team veramente strani e bizzarri. Comunque, tornando alla sfida, possiamo adesso ammirare la bellissima battaglia che, devo dire, è stata un po' influenzata dai colpi di fortuna iniziali. Vi ricordo comunque, ne approfitto per ricordarvi appunto di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa sfida. E che dire, godiamoci la partita. Allora, vediamo il mio avversario che appunto userà Heatran, Rotom, Venusaur e Landorus, mentre io invece userò Crobat, Charizard, Landorus e Breloom. Il mio avversario inizierà con Heatran e Rotom e io con Charizard e Crobat. Qui predicto il sostituto di Heatran, che appunto potrebbe settare il sostituto indisturbato davanti a Charizard, e provoco Heatran. Qui Charizard fa solo a raggio su Rotom, che con un brutto colpo, purtroppo, riesce a mandare KO il Rotom e lavatrice all'avversario, che avrà sicuramente fatto fulmine, penso, su uno dei miei due Pokémon. Penso più probabilmente Crobat. Qui adesso vediamo che entra in campo Landorus. Al posto appunto del ormai andato KO Rotom. Qui Landorus va a frana, ma io proteggo con Charizard. Crobat incassa tranquillamente un frana, che non gli fa neanche appunto il 50% di vita. Crobat va indisturbato mentre in coda. Qua Heatran fa onda calda e il mio Crobat evita l'attacco. Devo dire che il miss ai fini della partita penso sia stato irrilevante, dato che comunque poi al turno dopo, cioè, ho soltanto fatto Super Fang su Landorus, che credo sarebbe andato KO comunque con Vampata, dato che appunto Landorus aveva la sola scelta. E appunto, come posso vedere, adesso Heatran con onda calda riesce a mandarmi KO Crobat, però non fa grossi danni al mio Charizard. Intanto qui vediamo che provocazione non ha più effetto sull'Heatran avversario, purtroppo dura soltanto 3 turni. E io mando in campo Landorus. Il mio avversario manda in campo il suo ultimo Pokémon rimasto, ovvero Venusaur. Qui purtroppo sono costretto a ritirare Charizard, il quale con Vampata non avrebbe mandato sicuramente KO Venusaur, e mando Breloom avanti a morire praticamente. Dato che comunque contro Landorus, contro Heatran e contro Venusaur mi è veramente poco utile, dato che soprattutto l'Heatran appunto avversario non va KO con un pugno rapido, ed è più che normale comunque. Qui vediamo che appunto l'Heatran avversario protegge, mentre Landorus fa terremoto, che fa veramente pochissimi danni a Venusaur, il quale approfitta dei danni minimi che ho fatto usando Parassiseme sul mio Landorus. Qui il mio avversario cerca di fare una seconda protezione con Heatran e ci riesce. Io qui stupidamente faccio pugno rapido su Heatran, ma comunque non avevo. Non pote Breloom non poteva fare altro, anche perché Venusaur. Faccio veramente pochissimi danni a Venusaur, sia con pugno rapido che con semitraglia. Qui appunto il Venusaur ne approfitta per fare giga assorbimento e recuperare un bel po' di vita.
Grazie anche e soprattutto appunto al parassitismo che stiamo appena vedendo. Qui il mio avversario prova la terza protezione di fila con Itran. E come potete vedere, con un pugno rapido di Breloom non riesco appunto a one shottare l'Itran avversario. Però ci pensa Landorus che con terremoto manda KO l'Itran avversario e fa dei danni appunto ridicoli al Venusaur d'avversario. Qui il Venusaur dell'avversario manda KO Landorus con Gigassorbimento. Ovviamente recupera un po' di vita. Qui appunto la partita ormai era a senso unico, a meno che appunto Charizard non così non avesse intenzione di missare due o tre vampate di fila. Qua appunto faccio pugno rapido su Venusaur, dato che comunque semitraglia avrebbe fatto molto meno danno. E vado di vampata, che riesce a mandare KO il Venusaur del mio avversario. E così riesco ad aggiudicarmi la sfida per 2-0. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video. Che dire, è stato un piacere girare un video per voi. A domani con una nuova lotta. Un abbraccio dal Team Infinity.